Sono Marcello De Vito, candidato portavoce sindaco del Movimento 5 Stelle, ed è finalmente iniziata l'operazione per riportare Roma nelle mani dei cittadini. Oggi ci troviamo di fronte alla sede ATAC della stazione Laurentina ed affrontiamo il tema delle società municipalizzate. Queste società, invero, come ha evidenziato la Corte dei Conti, sono state una vera e propria fonte di spreco per i comuni. Infatti la Corte dei Conti ha relazionato che queste società hanno comportato una perdita per i comuni pari a circa 30 miliardi di euro, vale a dire 2 punti di PIL. Quali sono le modalità con cui viene creato questo debito? Beh, innanzitutto mediante assunzioni senza concorso e quindi in evidente spregio a quelli che sono i principi della trasparenza amministrativa. Solo per citare alcuni dati, all'inizio della gestione Alemanno, sia AMA che ATAC hanno assunto ben 1000 persone. ATAC con queste assunzioni è arrivata a 12.000 posti, di cui 6.000 per autisti e 6.000 per amministrativi, dato assolutamente sorprendente. Sempre per citare altri dati, i 100 dirigenti di ATAC ci costano circa 12 milioni di euro l'anno e non ci risulta che qualcuno sia stato assunto per effetto di concorso. Tra loro troviamo Massimo D'Avenia, ex candidato alla presidenza del terzo municipio, che con un diploma di ragioniere, senza voler nulla togliere, guadagna esattamente come un presidente di sezione di Corte di Cassazione. Ma il caso più eclatante è sicuramente quello di Gabbuti, amministratore delegato di ATAC Patrimonio SRL, vale a dire una costola nata da ATAC SPA, che guadagna 600.000 euro l'anno, vale a dire il doppio del presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Purtuttavia non ci è dato conoscere il suo curriculum, tenuto conto che non è stato pubblicato sul sito ATAC, quindi non conosciamo le grandi qualità in base alle quali Gabbuti è stato assunto per questo ruolo così determinante. Sorprende che ATAC paghi questi stipendi, tenuto conto che ATAC è una società in gravissima perdita, perdita che è stata pari a circa 300 milioni di euro nell'anno 2010 e a 179 nell'anno 2011. Chi paga tutto ciò? Evidentemente lo pagano i cittadini, a cui ATAC ha aumentato i biglietti del 50%. È evidente che la gestione di queste società municipalizzate, come detto dalla Corte dei Conti, sia stata del tutto fallimentare e clientelare. Tra i punti del nostro programma c'è l'eliminazione delle aziende in-house, che devono essere riportate nell'ambito dei dipartimenti dei comuni, quindi con evidente quanto importante riduzione dei costi. Inoltre ci deve essere trasparenza nelle società municipalizzate e nella loro procedura di scelta dei dirigenti e del personale. Infine dobbiamo risolvere per eccessiva onerosità i contratti intercorsi con questi fortunati dirigenti pubblici. Tutto questo comunque in un'ottica di lungo raggio di ripubblicizzazione di tutte queste società, in ottemperanza alla volontà degli italiani, del 95% degli italiani, manifestata nel referendum del giugno del 2011 e della successiva sentenza numero 199 della Corte Costituzionale. Per concludere, oggi siamo qui di fronte alla sede ATAC e siamo venuti a depositare istanza di accesso agli atti per conoscere i curricula di tutti questi dirigenti e quindi per comprendere in base a quali qualità siano stati assunti per ruoli tanto determinanti e soprattutto tanto onerosi per la collettività dei cittadini. Cari concittadini, andiamo!